Buongiorno a tutti elettronauti, come vedete alle mie spalle oggi abbiamo in prova la nuova EQA, l'equivalente per dimensioni del GLA, il piccolo SUV Mercedes. È la prima della Casa della Stella a sfoggiare il badge EQ, il logo green di Mercedes, che ben presto però entro il 2022 si espanderà, perché la gamma EQ sarà composta da una decina di modelli, sempre elettrici, tra cui la EQS, che vedremo spero molto molto presto. Mercedes vuole spingere sull'acceleratore ed ha annunciato che dal 2039 produrrà solo ed esclusivamente auto elettriche, rinunciando così ai motori diesel e benzina. Avrà fatto la scelta giusta? Beh, oggi lo scopriamo analizzando la loro fatica, la Mercedes EQA. Procediamo! Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare vorrei ringraziare il gruppo Monera per avermi dato in prova questa bellezza per qualche giorno, e quindi se volete fare un salto in concessionaria facendo anche il mio nome ne sarò contento. E poi ringrazio Envel per continuare a spingere sulla mobilità elettrica, questa associazione veramente interessante, quindi andate a dargli un'occhiata. Ma procediamo. Mercedes EQA è lunga 4 metri e 46 cm, larga 1,83, alta 1,62 con un passo di 273 cm. Il baule posteriore da 340 litri ed abbattendo lo schienale, frazionato in tre parti, si raggiungono i 1320. Sotto il piano di carico si trova un comodo vano, anche se irregolare, che però può comodamente ospitare i vari cavi di ricarica. Ha un peso importante, circa 2040 kg, 300 in più della versione endotermica, ma può trainare un rimorchio fino a 750 kg. La sua stazza chiaramente influisce su prestazioni ed autonomia, ma non di molto. È dotata di un motore sincrono montato sull'asse anteriore che eroga 190 cavalli con una coppia ottima di circa 370 Nm, che porterà la EQA da 0 a 100 in circa 9 secondi e alla velocità massima autolimitata di 160 km/h. Ma per i più corsaioli non temete, seguiranno presto altre varianti più performanti a trazione integrale con potenze superiori ai 270 cavalli e autonomia superiore ai 500 km. Diamo uno sguardo ai consumi, che non sembrano eccessivi, si attestano attorno ai 17,7 kWh ogni 100 km, ma per confermare o ribaltare i risultati della casa vi rimando ad un mio video dei consumi. Pertanto, se non l'avete già fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale ed accendete la campanellina, è gratis e mi aiuterebbe molto a crescere ed avere sempre nuove auto da provare. Stavamo parlando di autonomia, quindi approfondiamo ora l'argomento batterie, che sono agli ioni di litio regolate da un sistema capace di mantenere una temperatura ottimale anche in climi molto rigidi o al contrario molto caldi. E per riscaldare l'abitacolo Mercedes ha poi inserito anche la pompa di calore di serie, che come sappiamo è decisamente meno energivora del riscaldamento a resistenza. La batteria è molto grande anche viste le misure di questo piccolo SUV, misura infatti 66,5 kWh ora, garantita 8 anni o 160.000 km per l'80% della sua capacità di carica. E a proposito di ricarica, sulla Mercedes EQA è installato un caricabatterie che arriva fino a 11 kW in corrente alternata, quella di casa per intenderci, e fino a 100 per la corrente continua. Mercedes ha sicuramente capito che il tallone d'Achille delle auto elettriche per ora è l'autonomia e la ricarica. Infatti, oltre a far parte del consorzio Ionity, che hanno colonnine super fast sparse un po' su tutto il territorio europeo, si è accordata anche con Enel per l'installazione di punti di ricarica casalinghi con prezzi vantaggiosi. E per rendere le cose ancora più facili, Mercedes si è inventata un'applicazione, la Mercedes Me, che vi permetterà con una sola app di poter ricaricare in roaming su 450.000 punti di ricarica sparsi in tutta Europa. Il navigatore interno all'auto ovviamente segnalerà le varie colonnine disponibili ed il computer di bordo pianificherà un eventuale percorso, definendo anche un'autonomia residua a destinazione. E questa cosa non la fa ancora nessuno, nemmeno i più grandi marchi, quindi brava Mercedes! Parliamo ora un po' di come appare questo SUV. Per disegnare la sua EQA, Mercedes è partita dal telaio del suo ultimo piccolo crossover, la GLA. Le dimensioni fondamentalmente sono le stesse, ma EQA presenta una serie di dettagli stilistici più futuristici, come ad esempio la caratteristica griglia del radiatore EQ con un pannello nero chiuso, oltre a delle strisce di illuminazione continue, sia nell'anteriore
ottica nel posteriore. Qui davanti troviamo un gradevole gruppo ottico con fari LED Matrix con inserti blu che rafforzano il look tipico dello stile Mercedes. Lateralmente non ci sono grosse migliorie al già rodato stile Mercedes, troviamo delle linee classiche che donano EQA comunque un aspetto dolce e sinuoso. Nella parte posteriore invece il design è completamente diverso dal GLA, si sposta la targa fino al paraurti consentendo alle luci posteriori di fondersi come una barra luminosa in un unico pezzo. Il suo aspetto un po' sportivo, questo alto livello di riconoscibilità sia in diurno che in notturno, credo che facciano di questa EQA l'arma vincente per piacere anche ai più giovani. Per quanto riguarda le modifiche apportate agli interni di EQA, Mercedes non ha fatto grosse variazioni rispetto al GLA, ma alcune differenze ci sono e stanno ad evidenziare il suo carattere 100% elettrico. La disposizione di base del cruscotto è rimasta invariata, ma ora ci sono inserti di rifinitura color argento sulle prese d'aria, sui sedili e sulla chiave, oltre ad un'ulteriore retroilluminazione dei rivestimenti. Il volante multifunzione con dei tasti soft touch ha appena dietro la corona due leve con cui possiamo impostare l'intensità di recupero di energia in frenata. E subito dietro troviamo un display da 7 pollici o da 12, dipende da cosa scegliete in fase di acquisto. Molto carino ora il quadro strumenti che invece del contagiri nella parte di destra mostra un wattometro e nella sinistra indica al guidatore se la destinazione desiderata può essere raggiunta senza doversi fermare per effettuare una ricarica. Centralmente come sempre troviamo il sistema infotainment di Mercedes, l'MBUX, che a differenza della GLA contiene schermate specifiche come ad esempio le opzioni di ricarica, la visualizzazione del consumo elettrico e del flusso di energia. Pregevole come sempre è il sistema di illuminazione ambientale che è configurabile con 64 colori diversi, programmabili per ogni evenienza. La qualità costruttiva è sempre molto curata, come chiaramente ci si aspetta da qualsiasi Mercedes. Ormai di serie troviamo porte USB, ricarica wireless dello smartphone, il sistema poi è compatibile anche con Apple CarPlay ed Android Auto. I sedili sono veramente comodi e freschi, in alcuni modelli troviamo anche la pelle traforata e per chi opterà per le finiture Electric Art troveremo sedili in tessuto realizzati con bottiglie di PET riciclate. Non vi ho parlato molto dell'infotainment di Mercedes, penso lo conosciate ormai tutti, è l'MBUX, il sistema di intelligenza artificiale che semplifica la vita a bordo. Grazie al sistema touch e al riconoscimento vocale basta un Hey Mercedes e si accede a tantissime funzioni in maniera facile ed intuitiva. Programmare poi gli itinerari calcolando le stazioni di ricarica sul percorso e avviare anche una sessione di ricarica o visualizzare l'autonomia, il flusso di energia, gestire tutti i programmi di marcia e anche preclimatizzare l'auto, diciamo che ormai questo assistente vocale è top. Hey Mercedes, dimmi una barzelletta. Scusami, ma sono nata in Germania e i tedeschi non sono famosi per l'umorismo. Ma adesso ragazzi direi che ho parlato abbastanza, andiamo a farci un giro. Seven hours driving on the highway. Such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. And there's no need. Quindi cosa possiamo dire di questa bellissima Mercedes? Beh, possiamo dire che è veramente bellissima. Internamente lo stile classico di Mercedes è ripreso, forse impreziosito da qualcosa di più tecnologico proprio per questo modello EQ e sicuramente qui davanti notiamo immediatamente questo display enorme, gigante, che in realtà sono due display da 7 o 12 e da 12 qui a destra completamente touch con anche l'assistente vocale che risponde al comando Hey Mercedes, al quale potete chiedergli veramente tutto, dal ho caldo a freddo oppure accendi spegni il clima, quanto alta la Tour Eiffel, insomma il sistema di infotainment MBUX è sempre più avanzato e devo dire che è anche molto reattivo al tatto, è uno dei sistemi infotainment che sinceramente mi piace di più. Poi un'altra cosa fondamentale, il motore. Ok, da 0 a 100 in 9 secondi non è proprio una Formula 1, però devo dire che risponde bene sotto il pedale dell'acceleratore, insomma abbiamo un motore che comunque risponde e ci dà delle soddisfazioni. L'unica cosa forse sono le sospensioni, che sì, hanno fatto un buon lavoro perché sono veramente molto morbide e assorbono perfettamente le asperità del terreno.
però le avrei preferite ad aria oppure comunque regolabili o pneumatiche. Insomma, avete capito, vorrei avere la possibilità di impostare l'altezza da terra dell'auto, perché è decisamente troppo morbida, almeno per il mio stile di guida. Tenuta di strada, direi buona. Pur trattandosi di un SUV, ha una buonissima tenuta di strada. Anche qui, brava Mercedes. Poi sicuramente dobbiamo parlare anche degli Avas, perché qui di assistenti alla guida ce ne sono parecchi. Abbiamo chiaramente, come al solito, l'angolo cieco, quindi il monitoraggio sullo specchietto dell'angolo cieco. Abbiamo alla telecamera posteriore i vari sensori attorno a tutta l'auto. Poi abbiamo davanti tre telecamere che monitorano costantemente tutto il traffico. E perché? Perché possiamo andare ad inserire con il limitatore e il cruise control adattivo anche una sorta di autopilot. Infatti l'auto manterrà la carreggiata e imposterà la velocità anche attraverso la visione della segnaletica orizzontale e verticale. Poi ragazzi, l'auto frena veramente bene. Bisogna forse farci un pochino l'abitudine all'inizio al freno, perché chiaramente, come ogni auto elettrica che si rispetti, quando si va a toccare il freno poco poco si va ad agire prima sulla frenata rigenerativa e poi effettivamente le pinze stringono i dischi. Ok, noi siamo quasi arrivati da Bonera per riconsegnargli l'auto, e però vi voglio raccontare delle cinture di sicurezza. Ragazzi, oggi mi è successo più di una volta che un'auto che veniva nel senso opposto della mia carreggiata invadesse leggermente la mia corsia. Il risultato? Le cinture si sono pretensionate, quindi l'auto ha intuito che poteva esserci in atto una collisione, quindi poteva accadere una collisione da lì a poco, e cosa ha fatto? Mi ha stretto la cintura. E questa cosa è la prima volta che mi capita con qualsiasi auto, quindi bravissima Mercedes, a livello secondo me di sicurezza ci siamo. Un'ultimissima cosa, l'impianto stereo. L'impianto stereo è veramente molto buono. A livello di rifiniture l'auto è fatta veramente bene, non ci sono aspetti negativi, forse un po' il prezzo, che però comunque è giustificato dall'attenzione nei dettagli che ci mette chiaramente Mercedes. Ecco, forse chiaramente il punto dolente potrebbe essere la stazza, perché comunque è un'auto da 2 tonnellate per 190 cavalli, quindi ok, rimane giù comunque il muso in accelerazione, quindi questa è una cosa positiva, però per il resto il peso si sente tanto, quindi chiaramente non è un'auto corsaiola, ma vabbè, è un SUV, quindi va bene per la famiglia. Secondo me questo è il suo normale utilizzo, l'utilizzo di una famiglia. E lasciamo per ultimo, come sempre, i prezzi. La nuova Mercedes EQA è proposta in 6 diversi allestimenti che partono tutti da 50.160 euro. Usufruendo però degli incentivi nazionali potreste portarvela a casa a circa 40.000, e se siete super fortunati ad accedere anche a quelli regionali a circa 32. 50.000 sono tanti soldi chiaramente, ma questa volta Mercedes ha fatto decisamente un buon lavoro. Si è concentrata sul comfort, sull'insonorizzazione, sui consumi, sulle sospensioni e sulla tenuta di strada, quindi diciamo che non è affatto male. Non vedo l'ora che escono altre auto della famiglia EQ per poterle recensire. Mi raccomando, quindi supportate il mio lavoro iscrivendovi al canale e accendendo la campanellina. Come sempre, noi ragazzi ci rivediamo ogni martedì e venerdì con un nuovo video, e la domenica mattina con le news sul mondo elettrico. Ciao elettronauti, a presto.